Oggi il gruppo Giovanni Battista, facendo proprie le tesi accusatorie del PM, mi ha rinviato a giudizio in merito all'inchiesta che mi vede coinvolto, in quanto in data 7 febbraio 2017 avrei regalato un orologio che, secondo l'accusa, sarebbe di ingente valore all'allora direttore dell'Arca Puglia, Sabino Lupelli, per ottenerne vantaggi. Le immagini acquisite dalla Guardia di Finanza facevano contestare che io fossi andato a quell'incontro con ben due orologi ai polsi per attirare l'attenzione del Lupelli e così perpetrare il reato di corruzione. Già nel primo interrogatorio di garanzia ho depositato delle foto nelle quali in maniera incontrovertibile, facendo il fermo immagine delle riprese fatte dalla Guardia di Finanza, si evinceva che non c'era un secondo orologio, ma bensì il secondo orologio era solo un bracciale. Mi si contestava altresì l'ingente valore dell'orologio. È stato acclarato dalla Guardia di Finanza durante lunghe e laboriose indagini che questo orologio di ingente valore, 20.000 euro, non era altro che un orologio di valore indeterminato, di marca Mavilla e del valore di ben 95 euro. Ciò è stato accertato dalla stessa Guardia di Finanza. In più, l'accusa verte sul fatto che l'impresa di mio figlio abbia avuto un vantaggio, una accelerazione per un pagamento dovuto per i lavori eseguiti. Bene, questo pagamento che la legge prevede avvenga entro 90 giorni dalla data del collaudo è avvenuto, data dell'ultimazione, quindi data del pagamento doveva essere il 27 novembre 2016. È avvenuto nel maggio 2017, ben oltre 6 mesi, quindi dal termine ultimo previsto dalla legge, e ben oltre 4 mesi dalla data della regalia, della dazione dell'orologio di ingente valore. Certo che la verità emerga sempre. Ho ritenuto di rifiutare il patteggiamento, sottoponendomi al giudizio di un collegio giudicante a tutela della mia onorabilità personale e della credibilità delle aziende facenti capo alla mia famiglia. Ritenevo da uomo che ha fede nella giustizia e crede nella verità, che con le risultanze ottenute dagli organi di PG durante le indagini
ci sarebbe stata una revisione dell'impianto accusatorio che avrebbe risparmiato i danni del rinvio a giudizio. Purtroppo così non è stato e quindi mi sottoporrò al processo, certo di dimostrare la mia completa innocenza da quelle che sono le accuse mosse. Ringrazio tutti per l'attenzione. E buonasera, benvenuti in diretta al consueto appuntamento con il nostro TG Sera. Partiamo dalla pagina politica. Forza Italia presenta i punti programmatici per la città: più occupazione, meno tasse e una città green. Sentiamo. Ridurre la disoccupazione cittadina favorendo nuove assunzioni a tempo indeterminato attraverso esenzioni o riduzioni triennali delle tasse comunali, in particolare nel settore del piccolo commercio. Introdurre nei bandi premialità di aggiudicazione per chi effettua l'opera assumendo disoccupati baresi. Forza Italia presenta i punti programmatici per la città, elaborati, spiegano, con la partecipazione di operatori economici, associazioni e cittadini. Ed è il coordinatore dell'area metropolitana, l'onorevole Francesco Paolo Sisto, tenere banco in conferenza stampa e a spiegare i principali passaggi dell'elenco portato avanti dalla coalizione a sostegno del candidato sindaco Pasquale Dirella. Spazio al capitolo tasse. Un comune meno opprimente fiscalmente e burocraticamente, dicono ancora, con una riduzione nei 5 anni di almeno il 20% su IMU, TARI e addizionale IRPEF, la razionalizzazione degli enormi trasferimenti finanziari ad AMIO e ad ANTAB e con la dismissione di parte del patrimonio immobiliare comunale. Bari Green City, infine, per una città rispettosa dell'ambiente e della salute dei cittadini, con l'incremento del verde urbano, la cui manutenzione sarà affidata anche ai cittadini con sconti sulle tasse comunali, l'incentivazione della produzione di energia rinnovabile e dell'edilizia sostenibile, la riduzione nell'uso del gas metano, con maggiori investimenti nella mobilità elettrica e infine la bonifica del territorio comunale dall'amianto. E continuiamo con la politica. Irma Benini lancia il patto con i Popolari per l'Italia con Mario Mauro, candidato al Parlamento europeo nella circoscrizione sud. Sentiamo. Queste elezioni europee sono caratterizzate dallo scontro tra europeisti e cosiddetti sovranisti, quindi popolari e populisti. Popolari e populisti hanno idee diverse, ma spesso gli elettori sono gli stessi. Quando i popolari hanno coraggio, cioè si mettono in gioco per i valori in cui credono e mettono in gioco gli ideali per cui vale la pena vivere, vengono seguiti dagli elettori. Invece una classe dirigente che ha avuto paura di ciò in cui credeva ha consentito che i populisti e i sovranisti ricavassero uno spazio che è fatto non solo di promesse irrealizzabili, ma di promesse che creano le condizioni per un conflitto tra i popoli. Proprio per questo dobbiamo far votare un'esperienza e una proposta popolare e liberale in Europa. Mario Mauro è un politico di lungo corso, lo conosco in tutte le sue esperienze, sono orgogliosa di questo appoggio perché Bari deve avere una dimensione europea, noi siamo convintamente europeisti, l'abbiamo sempre detto con coraggio e crediamo che per una grande Europa si debba passare da amministrazioni serie con politici competenti e quindi sono felice di avere Mario Mauro a Bari e di continuare in un percorso che non finisce il 26 di maggio. Andiamo avanti con la cronaca. Una cellula del clan barese dedicò sola specializzata nel traffico di marijuana e cocaina è stata scoperta e disarticolata oggi in un blitz dei carabinieri avvenuto tra Verona e Bari. Complessivamente sono state eseguite 19 misure cautelari, 10 a Verona, 6 in carcere, 4 ai domiciliari, 9 a Bari, 5 in carcere e 4 ai domiciliari. Dalle indagini è emerso che un affiliato al clan di Cosolo, operante in riva all'Adige da circa 20 anni, aveva avviato e dirigeva il traffico di marijuana e cocaina dalla Puglia che giungeva in Veneto tramite pacchi contenenti ricambi per automobili inviati a ignari artigiani e meccanici oppure con corrieri che viaggiavano in pullman di linea con biglietto andata e ritorno pagato dall'organizzazione. Ogni settimana si è stimato giungessero nel veronese 2 kg di marijuana e 300 grammi di cocaina pura destinati allo spaccio sul territorio. L'operazione è partita nel 2016 dalla denuncia di un artigiano minacciato dagli appartenenti al clan, oltre al reato di associazione mafiosa finalizzato al traffico di droga, quindi la procura antimafia contesta al sodalizio criminale anche reati di possesso d'armi, minacce ed estorsione. Partito questa mattina l'abbattimento del muro perimetrale dell'ex caserma Rossana in via De Bellis, una giornata storica per la città di Bari. Questo è il commento del sindaco Antonio De Caro, sentiamo.
Scendevo dall'autobus dal 12 Barrato per andare al Politecnico, quando studiavo qui vedevo soltanto un muro, qualcuno più grande magari ha pure vissuto la caserma, perché nella caserma ha fatto il militare o nella caserma ci andava a giocare a pallone o a basket, perché qui dentro si facevano le attività sportive. Per molti invece è stata soltanto un muro. Oggi questo muro lo buttiamo per terra. Dall'altro lato del muro stiamo realizzando un grande parco, parliamo di 30.000 metri quadri, e sullo sfondo del parco le due palazzine più importanti, i prospicienti il parco, sono 5.000 metri quadri, stanno diventando la biblioteca regionale, una biblioteca di 5.000 metri quadri, sarà aperta fino a tarda sera, come accade in altre città, come accade a New York, come accade a Londra, sarà a disposizione di tutti. Visibilmente emozionato, il sindaco Antonio De Caro partecipa all'abbattimento del muro perimetrale della ex caserma Rossani in via De Bellis. Un momento storico per la città di Bari, spiegano gli assessori intervenuti, Giuseppe Galasso ai lavori pubblici e Carla Tedesco per l'urbanistica, frutto, spiegano, soprattutto della partecipazione dei cittadini al progetto sulla caserma. Segniamo un pezzo importante della storia della città. Fra qualche minuto andrà via questo muro, è il muro di via De Bellis, è un muro lungo 280 metri ed è il muro che si sviluppa per l'intera lunghezza da via Giulio Petroni fino a via Benedetto Croce. È la vittoria della cittadinanza che chiedeva spazi pubblici a Bari, nel cuore della città, in un pezzo densamente abitato, e dopo tanti anni questo sogno collettivo si sta realizzando. Da oggi fino a domenica 19 maggio a Bari torna Primavera Mediterranea, l'evento green del Maggio Barese è arrivato quest'anno alla sua 8ª edizione, che trasformerà Via Argiro in un grande giardino en plein air con centinaia di piante, fiori, profumi e colori. La manifestazione, il cui main sponsor è Amgas, vede impegnati vivaisti, architetti, artisti e studiosi alle prese con una trasformazione e rilettura degli spazi pubblici urbani in chiave green. Anche questa edizione vede l'impegno e la professionalità dell'architetto Nuccia Rossiello, anima di Promoverde Puglia, che anni fa ebbe la felice intuizione di trasformare il centro di Bari in un grande giardino all'aperto. Dopo la scrittura, i cinque sensi e la musica, quest'anno Primavera Mediterranea è dedicata alla pittura, il giardino, una tela su cui dipingere è infatti il tema scelto per l'edizione 2019. Bene, siamo in chiusura di questo spazio, ma restate con noi perché tra poco commenteremo i principali fatti di questa giornata con il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci, e anche giornalista di Repubblica. Tra poco. Eccoci ancora qui in diretta, pronti per commentare i principali fatti di questa giornata. Oggi in compagnia del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia e anche giornalista di Repubblica, Piero Ricci. Ciao Piero, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi tutti. Allora, iniziamo subito a commentare questa campagna elettorale. Semmai qualcuno si fosse accorto, siamo in campagna elettorale. Un po' la caratteristica che balza agli occhi è di essere una campagna elettorale anomala, molto silente. Ci sono alcuni candidati che si sottraggono al confronto. Non rischia questo di essere poco incisiva anche nei confronti dell'elettorato? Insomma, che cosa sta arrivando poi agli elettori di questa campagna elettorale? Credo che arrivi poco, arrivi molto poco, nonostante gli sforzi che i giornali, i giornalisti, le TV cercano di fare. È strano, perché è veramente molto triste passeggiare per la città e vedere questi cartelloni assolutamente vuoti, desolanti. Certe volte viene anche fa tenerezza il manifesto di qualche candidato che bene o male è ancora incollato lì, e quindi sì, tutto va a finire nell'epica, no, delle vecchie campagne elettorali, quando ovviamente c'erano le squadre di attacchini che si rincorrevano e quindi erano pronti a coprire direttamente il proprio candidato con il candidato avversario per, come dire, sancire un certo predominio anche territoriale. Tutto questo non c'è, probabilmente si è un po' tutto volatilizzato, forse digitalizzato. Sì, è probabile che sia questa la risposta da dare. Speriamo che sia questa la risposta da dare, perché altrimenti qualche dubbio verrebbe sulla effettiva capacità di recuperare il consenso per vie trasparenti e soprattutto per vie programmatiche. Questo dubbio ovviamente non lo abbiamo ancora fugato, abbiamo ancora qualche altro giorno per capirlo. Non vorrei che tutto fosse, come dire, finalizzato a tenere troppo bassa l'attenzione per poi, come dire, scaricare il fuoco, sperando ovviamente che
ci sia anche un secondo turno. Due domande dunque. Ritieni che una campagna elettorale sottotono, un po' realizzata sotto traccia, possa alimentare la presunta compravendita dei voti? E poi questa eccessiva campagna elettorale che si svolge soprattutto attraverso i social media non rischia di mettere da parte, quindi di isolare quella parte di elettorato che pure è particolarmente consistente anche nella nostra città di Bari, che sono le generazioni di fascia media e anche le generazioni che hanno abbondantemente oltrepassato gli anni? Il fatto di rendere tutto virtuale è veramente molto pericoloso, invece quello che serve è il confronto delle idee, per usare più parole, per non fermarsi al tweet o al post, perché adesso andiamo avanti per slogan. È vero che in campagna elettorale prevale la propaganda, però ovviamente la propaganda è un conto, sulla propaganda poi bisogna costruire un confronto programmatico, usare più parole. Io oggettivamente non mi fido del like. Il like è il nome o la croce che mettiamo nell'urna elettorale, ma in modo consapevole, perché dobbiamo essere consapevoli, bisogna conoscere per deliberare. Io mi chiedo, stiamo conoscendo abbastanza per deliberare in modo giusto? Qualche dubbio ancora ce l'ho. Ma io mi chiedo anche, le idee ci sono davvero? Perché ci sono molti neofiti della politica, abbiamo sempre detto, soprattutto per i nostalgici della vecchia politica, non esistono più le vecchie sezioni di partito che formavano i quadri dirigenti, c'è molto meno cultura politica, insomma basterà la cultura della società civile, a sopperire alla mancanza di cultura politica? Ma io mi auguro che ci sia molta società civile, perché poi diventa anche un alibi quello di dire società civile. Quanta società civile c'è? No, oppure quanta gente si è infilata nelle liste perché, ci sono 800 candidati a Bari. Cioè, mi dico, è vero che sono polarizzati sui quelli che devono teoricamente contendersi, no, la poltrona di sindaco, il sindaco uscente, De Caro, e il candidato del centrodestra che è Pasquale Di Rella. Insieme totalizzano quasi 700 candidati, ma mi chiedo, questi 700 candidati sono veramente tutti società civile? Quanti infiltrati, tra virgolette, ci sono? Io credo che ce ne sia, c'è molta tara da fare, sicuramente nell'economia delle liste qualcuno c'è, il problema è farlo emergere, spesso è difficile farlo emergere, perché si rimane confinati nel proprio ambito, invece il confronto aiuta anche maggiormente a decidere, a essere un po' meno manichei, ma a essere consapevolmente manichei. Una tara che spesso tu mi insegni non viene purtroppo effettuata sempre nell'urna, no? Quando si decide di votare per chi votare. Io non so se è meglio ora, però prima anche arrivare a essere candidato nelle liste era una conquista, cioè non era facile. Oggi probabilmente diventa troppo facile, ed è probabilmente chi sta in prima fila probabilmente non merita di stare in prima fila, chi invece potrebbe stare in prima fila rinuncia, e questo non è un bene per la società. È il tempo delle scorciatoie, basta cliccare sul dottor Google per sentirsi medici, basta scrivere un post per sentirsi giornalisti. Immagino che anche la politica non si sottragga ormai a questo diktat. E no? I risultati si vedono. Infatti, e se già la campagna per le amministrative è così sottotono, figuriamoci, verrebbe da dire quella per le europee, perché abbiamo sempre detto che il nostro paese dipende sicuramente dall'Europa, se consideriamo che gran parte dei finanziamenti arrivano dall'Europa, che in Europa si decidono norme importantissime per le nostre categorie produttive, citiamo su tutte per esempio la xylella che avanza ormai 2 chilometri al mese, quindi è davvero un'emergenza soprattutto per il nostro territorio. Ma quanto è passato della campagna elettorale, soprattutto dell'importanza dell'Europa per noi? Non si parla di Europa, si parla pochissimo. I candidati europei sono veramente molto sconosciuti, non filtrano, però c'è, credo, un'attenzione particolare in alcuni ambienti, sono ambienti intellettuali, sono ambienti anche economici, che sanno qual è la vera partita che si sta giocando e che si giocherà il 26 maggio, non ovviamente nei comuni dove si vota, tra cui anche Bari. Questo voto europeo forse è più importante del primo che fu fatto nel 1979. Questo è un voto che deve essere un voto, dovrebbe essere, potrebbe essere, dovrebbe rappresentare
un voto che dà una risposta netta alla Brexit, per esempio. E io temo che non ci siano le condizioni dell'elettorato culturali perché poi si possa capire veramente qual è la partita che stiamo giocando e la partita che rischiamo di perdere, perché c'è un cambiamento d'epoca che impone di rivedere anche la funzione dell'Europa, ma di rivederla in senso positivo, cioè di migliorare quello che l'Europa non è mai stata, cioè quindi un'Europa dei popoli, non solo un'Europa di stati. E il problema è proprio questo, cioè quindi fare un salto di qualità per evitare di tornare troppo indietro, perché c'è una massa, no? Ci sono delle idee politiche, dei partiti sparsi un po' in Europa e anche in Italia, che probabilmente qualche passo indietro ce lo farebbero fare. 10 giorni non saranno tanti, ma sono probabilmente sufficienti per arrivare quantomeno con le idee più chiare, con una consapevolezza maggiore all'appuntamento con le urne. Restiamo sempre in tema politico, perché stiamo assistendo ad una sfilata di big. Domani ci saranno Zingaretti Vendola, oggi Salvini a Foggia, ma sarà qui nei prossimi giorni anche a Bari. Ieri il ministro Bonafede, che ha parlato di una grande questione, di un grande tema, che è quello dell'edilizia giudiziaria. Ne scriviamo ormai da 20 anni, sembra si sia arrivata alla conclusione, quantomeno per la definizione del luogo in cui sorgerà il polo della giustizia, tutto ancora da definire, la questione dei tempi e delle modalità. Ieri tra l'altro si è consumato anche una sorta di sgarbo istituzionale nei confronti del sindaco Antonio De Caro, che non è stato invitato dal ministro Bonafede, e tra l'altro il ministro Bonafede ha anche annunciato che la firma del protocollo per avviare la progettazione per il nuovo polo della giustizia è stato spostato a metà giugno, per evitare che la giustizia diventasse un tema da campagna elettorale. Beh, insomma, il sospetto che però ieri sia stata anche una passerella elettorale, quella del ministro Bonafede, e credo che sia legittimo pensarlo. Penso proprio di sì, perché se uno ha intenzione di firmare un protocollo d'intesa dopo le elezioni, addirittura dopo un eventuale ballottaggio, non si presenta a un mese dalla firma del protocollo. Congela tutto e ci si rivede dopo il ballottaggio, oppure anche prima, se il ballottaggio non c'è. Sì, è un gioco delle parti, è una furbizia politica che ovviamente è sottintesa a quello che poi è emerso realmente come sgarbo istituzionale, perché cioè il fatto di poter utilizzare le istituzioni a fini politici, quando poi i fini politici sono anche sotto elezione, la dice lunga appunto su quella cultura che evidentemente manca e che non ci aiuta a prendere decisioni consapevoli. Piero, altro elemento, parlavamo della sfilata dei big in questi giorni di campagna elettorale, sicuramente più sottotono, voi anche perché non sono al governo, i big del centro-sinistra. Domani avremo Zingaretti, però insomma hanno latitato in questa campagna elettorale, a differenza invece dei vari esponenti del Movimento 5 Stelle e anche della Lega, visto che verrà lo stesso Salvini. Insomma, il sintomo anche di un centro-sinistra che, come dire, rimane un po' sotto traccia proprio per evitare di esporsi, come lo leggi tu? Io lo leggo che ci sono al governo due forze politiche che sanno come si fa più che comunicazione e propaganda. E anche questo beccarsi ogni giorno, questo giocare a ping pong, quello di rinfacciarsi pur stando al governo accuse reciproche, in realtà occupa tutto lo spazio dell'informazione, quindi effettivamente relega tutti gli altri partiti, che sono la vera opposizione politica in questo paese, ad essere spettatori. E quindi credo che ci sia poi sottinteso anche un gioco delle parti. Un po' ci sono, un po' ci fanno i nostri due vice premier, che sono Salvini da una parte e Di Maio dall'altra. Nel momento in cui uno fa l'opposizione all'altro, praticamente toglie alla vera opposizione il ruolo che le spetta. La stampa però, come dire, sta prestando il fianco anche a questa strategia, se di strategia di comunicazione si tratta. Fino a un certo punto, perché c'è poi una stampa che queste cose le sottolinea. Ovviamente quando c'è un vicepremier che parla non puoi non tener conto di quello che dice. Il problema è farlo capire e svelare questo gioco. Qualcuno lo sta facendo ed è probabile che poi dopo il 26 maggio
dopo l'esito non tanto delle elezioni amministrative quanto di quelle europee, probabilmente qualche chiarimento, un quadro più chiaro probabilmente ci sarà. Un quadro più chiaro, una resa dei conti, la tenuta del governo in bilico, in che prospettiva la vedi? Perché comunque è probabilmente facilmente immaginabile anche quale potrebbe essere la tendenza quantomeno. Mi riservo di rispondere il 27 maggio. Per il momento ho il forte sospetto che ci sia un gioco delle parti. Il 27 maggio vedremo chi sta giocando e chi invece fa sul serio. Allora, noi siamo in chiusura di questa rassegna stampa. Come sempre, Piero, diamo qualche anticipazione sul giornale che leggeremo domani. Su Repubblica Bari ci sarà chiaramente spazio per la politica, immagino. Sì, sì, ci occupiamo ovviamente della visita di questo big, del vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini in quel di Foggia. Salvini che poi ovviamente ritornerà la prossima settimana. Le tappe più o meno le conosciamo, dovrebbe esserci anche la tappa barese, però è sintomatico che lui, per esempio, la prima tappa abbia deciso di farla prevalentemente a Foggia, perché Foggia è la realtà che dovrebbe dargli maggiori soddisfazioni più di Bari e di Lecce. Quindi facciamo un'analisi di questa visita che ha fatto il ministro Salvini. Contestazioni, e Foggia, è stato contestato? Sì, è stato contestato, e quindi raccontiamo anche le contestazioni che sembravano non dovessero esserci a Foggia, perché non c'erano striscioni, non c'era nulla di nulla, e invece poi alla fine la sorpresa c'è stata, perché c'era un bel gruppetto di contestatori, alcuni studenti, molte donne che hanno cominciato a cantare Bella Ciao e in qualche modo lo hanno un po' indispettito, però lui è un gran furbone il ministro, quindi sa incassare, anche se poi è riuscito a schivare il colpo finale, perché la contestazione doveva continuare, con un escamotage è riuscito in qualche modo a schivare l'ennesima contestazione, quindi raccontiamo anche questo. Perfetto, allora siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, giornalista di Repubblica. Grazie Piero per essere stato con noi. Grazie a voi. E noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco torniamo con altre notizie, restate con noi. Eccoci ancora qui in diretta per la terza parte del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla politica. Forza Italia presenta i punti programmatici per la città: più occupazione e meno tasse, è una città green. Sentiamo. Ridurre la disoccupazione cittadina favorendo nuove assunzioni a tempo indeterminato attraverso esenzioni o riduzioni triennali delle tasse comunali, in particolare nel settore del piccolo commercio. Introdurre nei bandi premialità di aggiudicazione per chi effettua l'opera assumendo disoccupati baresi. Forza Italia presenta i punti programmatici per la città, elaborati, spiegano, con la partecipazione di operatori economici, associazioni e cittadini. Ed è il coordinatore dell'area metropolitana, l'onorevole Francesco Paolo Sisto, a tenere banco in conferenza stampa e a spiegare i principali passaggi dell'elenco portato avanti dalla coalizione a sostegno del candidato sindaco Pasquale Dirella. Spazio al capitolo tasse. Un comune meno opprimente fiscalmente e burocraticamente, dicono ancora, con una riduzione nei 5 anni di almeno il 20% su IMU, TARI e addizionale IRPEF, la razionalizzazione degli enormi trasferimenti finanziari ad AMIO e ad AMTAB e con la dismissione di parte del patrimonio immobiliare comunale. Bari Green City, infine, per una città rispettosa dell'ambiente e della salute dei cittadini, con l'incremento del verde urbano, la cui manutenzione sarà affidata anche ai cittadini con sconti sulle tasse comunali, l'incentivazione della produzione di energia rinnovabile e dell'edilizia sostenibile, la riduzione nell'uso del gas metano, con maggiori investimenti nella mobilità elettrica e infine la bonifica del territorio comunale dall'amianto. Restiamo sempre in tema politico. Irma Merini lancia il patto con i Popolari per l'Italia con Mario Mauro, candidato al Parlamento europeo nella circoscrizione sud. Sentiamo. Queste elezioni europee sono caratterizzate dallo scontro tra europeisti e cosiddetti sovranisti, quindi popolari e populisti. Popolari e populisti hanno idee diverse, ma spesso gli elettori sono gli stessi. Quando i popolari hanno coraggio, cioè si mettono in gioco per i valori in cui credono e mettono in gioco gli ideali per cui vale la pena vivere, vengono seguiti dagli elettori.
Invece una classe dirigente che ha avuto paura di ciò in cui credeva ha consentito che i populisti e i sovranisti ricavassero uno spazio che è fatto non solo di promesse irrealizzabili, ma di promesse che creano le condizioni per un conflitto tra i popoli. Proprio per questo dobbiamo far votare un'esperienza e una proposta popolare e liberale in Europa. Mario Moro è un politico di lungo corso, lo conosco in tutte le sue esperienze, sono orgogliosa di questo appoggio perché Bari deve avere una dimensione europea, noi siamo convintamente europeisti, l'abbiamo sempre detto con coraggio e crediamo che per una grande Europa si debba passare da amministrazioni serie con politici competenti e quindi sono felice di avere Mario Moro a Bari e di continuare in un percorso che non finisce il 26 di maggio. La cronaca, un operaio di 30 anni di nazionalità marocchina è già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Castellana Grotte con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo già denunciato nel 2017 nella giornata di ieri ha picchiato la moglie perché il pranzo non era di suo gradimento. Dopo aver colpito la donna con spintoni e schiaffi, strappandole il telefono di mano per impedirle di chiamare il 112 per punizione, l'ha anche costretta sul balcone in balia della pioggia. A far intervenire i carabinieri sono stati vicini, allertati dalle grida di aiuto della donna. I militari giunti sul posto hanno liberato la vittima e hanno chiamato un'ambulanza del 118 per le cure mediche del caso. In ospedale le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Partito questa mattina l'abbattimento del muro perimetrale dell'ex caserma Rossani in via De Bellis, una giornata storica per la città di Bari, ha detto il sindaco Antonio De Caro. Sentiamo. Scendevo dall'autobus al 12 barrato per andare al Politecnico, quando studiavo qui vedevo soltanto un muro, qualcuno più grande magari ha pure vissuto la caserma, perché nella caserma ha fatto il militare o nella caserma ci andava a giocare a pallone o a basket, perché qui dentro si facevano le attività sportive. Per molti invece è stata soltanto un muro. Oggi questo muro lo buttiamo per terra. Dall'altro lato del muro stiamo realizzando un grande parco, parliamo di 30.000 metri quadri, e sullo sfondo del parco le due palazzine più importanti, i prospicenti il parco, sono 5.000 metri quadri, stanno diventando la biblioteca regionale, una biblioteca di 5.000 metri quadri, sarà aperta fino a tarda sera, come accade in altre città, come accade a New York, come accade a Londra, sarà a disposizione di tutti. Visibilmente emozionato, il sindaco Antonio De Caro partecipa all'abbattimento del muro perimetrale della ex caserma Rossani in via De Bellis. Un momento storico per la città di Bari, spiegano gli assessori intervenuti, Giuseppe Galasso ai lavori pubblici e Carla Tedesco per l'urbanistica, frutto, spiegano, soprattutto della partecipazione dei cittadini al progetto sulla caserma. Segniamo un pezzo importante della storia della città. Fra qualche minuto andrà via questo muro, è il muro di via De Bellis, è un muro lungo 280 metri ed è il muro che si sviluppa per l'intera lunghezza da via Giulio Petroni fino a via Benedetto Croce. È la vittoria della cittadinanza che chiedeva spazi pubblici a Bari, nel cuore della città, in un pezzo densamente abitato. E dopo tanti anni questo sogno collettivo si sta realizzando. Parliamo di sanità, Vito Montanaro sarà il nuovo direttore del Dipartimento regionale della salute, la nomina è stata formalizzata dalla giunta nella giornata di ieri per il posto lasciato vuoto dalle dimissioni di Giancarlo Ruscitti, sentiamo. Direttore generale dell'ASL dal 2015 all'estate del 2018, un lavoro interrotto bruscamente quando tutti si attendevano la riconferma a seguito di un iniziale coinvolgimento nell'inchiesta sulla sanità lucana, vicenda per la quale era stato scarcerato lo scorso settembre. Vito Montanaro, il nuovo direttore del Dipartimento regionale per la promozione della salute, dopo le dimissioni di Giancarlo Ruscitti che aveva scelto un nuovo ruolo nel Nord Italia, sarà lui a gestire le questioni della sanità pugliese in un ruolo che, per quanto di carattere tecnico, ricade in una materia in cui la responsabilità politica è gestita direttamente dal governatore emiliano. Per Montanaro, che dopo la nomina ricevuta dalla giunta regionale attende di entrare di fatto nelle sue funzioni, ci saranno subito alcune grane da risolvere. La gestione della atavica carenza di personale acuita dalle possibili uscite per quota 100 e la riduzione delle liste d'attesa con una legge approvata in consiglio regionale ma finita sotto la scure del MEF. Torna il Festival dell'Arte Russa Bari, giunta alla 13ª edizione. La manifestazione rappresenta un ponte per la cultura e la diplomazia tra i due paesi. Sentiamo.
cori spirituali, proiezioni cinematografiche, esibizioni folcloristiche e masterclass in una rassegna che quest'anno si svolgerà anche a Mola di Bari, Polignano e per la prima volta a Taranto e a Matera, capitale europea della cultura 2019. Torna il Festival dell'Arte Russa a Bari, Giardino Estivo delle Arti, la manifestazione giunta alla 13ª edizione che crea un ponte ideale sulla scia della cultura tra la città di San Nicola e Mosca. Noi la chiamiamo la diplomazia della cultura proprio perché crediamo in questo percorso fatto ovviamente di attività culturali, di relazioni istituzionali, di ospitalità, di qualità, di persone importanti che fanno nascere e creano empatia con la nostra terra, con la nostra città. Gli artisti russi già a Bari si esibiranno in diverse location individuate dalla direzione artistica del CESVIR, che assieme alla direzione per i programmi internazionali di Mosca organizza il festival in un programma che si svilupperà fino al prossimo 22 maggio con l'inaugurazione della mostra fotografica I Santuari del Cremlino. Un riferimento simbolico e politico importante, vista la capacità mostrata in questi anni di rafforzare anche attraverso la cultura le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Un bellissimo e grandissimo progetto, Festival dell'Arte Russa a Bari, che è ormai diventato un movimento vero e proprio, e sono felice che oltre alle nostre visite in Puglia, le delegazioni pugliesi ogni anno a dicembre visitano Mosca e la regione di Mosca. Bene, siamo in chiusura di questo spazio, ma subito dopo vi riproporremo la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al San Nicola del presidente della SSC Bari, Luigi De Laurentiis, che ha ufficializzato la riconferma di mister Cornacchini e del club manager Matteo Scala. Vi mostriamo alcuni momenti della mattinata in cui il presidente biancorosso ha iniziato a tracciare il futuro del Bari. Tutto questo nel prossimo spazio. Io intanto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. No, è la prima volta che ci rivediamo dopo questa bellissima promozione. Ovviamente siamo ancora molto concentrati sulla pool scudetto, che è fondamentale anche per noi. In questo momento insomma, sono molto contento di poter riconfermare il mister Cornacchini, Matteo Scala, il nostro club manager, lo staff tecnico. È stato un anno molto importante, questa riconferma avviene esattamente dopo questa bella promozione. Il mister ha cominciato con noi in corsa, di corsa, si è ritrovato improvvisamente a Roma mentre arrivavano i primi giocatori e si è ritrovato a trovarsi a gestire una squadra che doveva giocare immediatamente insieme, coesa, essere unita, sapere, cioè conoscersi, insomma si è trovato veramente davanti a delle difficoltà importanti, anche perché le altre squadre del campionato che avremmo affrontato si allenavano già da parecchio tempo e tra l'altro non sapevamo nemmeno quando avremmo giocato, perché poi siamo stati aiutati dal fatto che il campionato è iniziato il 16 di settembre, ma nel momento in cui abbiamo preso i giocatori si poteva giocare anche il giorno dopo, quindi insomma le difficoltà sono state tante e Cornacchini è stato bravo, perché dalla prima partita ha sempre vinto, ha accumulato un numero di vittorie molto importanti e non era per nulla scontato, e soprattutto durante questo campionato è stato in grado di tenere questo gruppo di giocatori che all'inizio ha cominciato a giocare, ma poi durante un anno c'è una gestione importante dove le strategie sono tantissime e dove le psicologie sono altrettanto importanti. Quindi alla fine di quest'anno, avvenuta la promozione, abbiamo deciso di riconfermare. Abbiamo parlato anche con Sibilia lamentandoci, premesso che la categoria va rispettata e sicuramente c'è un impegno da parte di Sibilia appunto a assicurarsi della qualità degli arbitri. Sicuramente siamo stati penalizzati sull'ultima partita, questo è evidente. Mi ha stupito anche come i media non l'abbiano sottolineato abbastanza.
strano, perché comunque, diciamo, nella speculazione giusta che si deve fare, diciamo, dal punto di vista giornalistico, non ho visto, diciamo, grandi titoli. In verità siamo stati penalizzati. Questo è successo anche durante il campionato più volte. La nostra, diciamo, conduzione aziendale è stata quella di parlarne direttamente con i diretti interessati, piuttosto che andare sui giornali o lamentarci o d'altro, sempre perché vogliamo impostare questo, che ci vuole anche rispetto verso tutte le categorie, e sicuramente si può fare un lavoro aiutando in queste fasi, aiutando tutte le varie categorie a lavorare meglio, quindi a cercare di ottenere una qualità migliore dal punto di vista dell'arbitraggio. Quindi, domenica, che dire, è ovvio che brucia, perché siamo stati molto penalizzati, mi sembra, diciamo, abbastanza palese, quindi questo è quello che ho da dire sull'ultima partita soprattutto. Ma io quest'anno devo dire che siamo molto felici di quanto il Bari sia stato davvero supportato, prima di tutto dai tanti tifosi che hanno riempito lo stadio, che ci hanno seguito con enorme affetto. Ripartire dalla D, ovvio, non lo auguro a nessuno, insomma, abituato il Bari ad essere a livelli più alti, non è stato facile per una piazza del genere ripartire dal basso. E questo è uno di voi. E quindi devo dire che il bilancio è ultra positivo, perché la piazza ha risposto benissimo, perché gli sponsor locali sono stati tanti, c'è stato tanto seguito, hanno tutti compreso che, pur ripartendo dalla D, questo è un brand davvero importante, che non solo, diciamo, rappresenta questa piazza, ma che viene seguito anche da tutta l'Italia. Il Bari ha 1.100.000 tifosi che sono sparsi in tutta Italia, è una grandissima piazza, e questo l'ha confermato anche la presenza di sponsor nazionali, quindi il bilancio è ultra positivo, proprio perché anche ripartendo da una categoria così bassa, in verità noi abbiamo avuto una visibilità e presenze da categorie altissime, quindi su questo sono molto contento. Per il futuro? Il futuro mi aspetto solo di crescere, quindi come noi aziendalmente ci stiamo settando per avere un vestito sempre più bello, mi aspetto ovviamente più partecipazione, più tutto, insomma, diciamo, sicuramente l'anno prossimo ci saranno gli occhi puntati ancora di più, perché finalmente si va tra i professionisti, e soprattutto, ecco, questo è importante. L'anno prossimo abbiamo appena visto che verranno in C delle squadre, diciamo, importanti, come il Palermo, come il Catania, insomma, ci sono tante belle piazze, e questo darà al Bari una visibilità ancora più importante. Quindi sono contento che ci siano delle piazze che renderanno sicuramente il campionato più difficile, però ben venga, nel senso che poi ci sarà ancora più attenzione da quel punto di vista. Quindi forse la C dell'anno prossimo sarà una C più. Allora, prima di tutto io non voglio parlare di cifre in questo momento, perché in verità abbiamo deciso di investire molto per l'anno prossimo. L'anno prossimo noi vogliamo essere protagonisti di un campionato che sarà molto difficile. Pur investendo parecchio, non è detto che si passi immediatamente a una categoria superiore, perché la Serie C è un campionato durissimo. Altre squadre che sono ripartite diciamo, nello stesso tipo di percorso hanno sostato più di un anno nella Serie C, proprio perché è una serie molto complessa. Sicuramente insieme al nostro club manager, a Matteo Scala, insieme al mister, una volta finita questa stagione, che ancora deve finire, quindi siamo veramente ora, stiamo esaminando ogni singolo giocatore che abbiamo in rosa, cominceremo ad affrontare un calciomercato. Quello che vi posso dire è che la società ha deciso di investire. Vogliamo essere protagonisti, questo significa che non vogliamo arrivare ultimi in Serie C, ma vogliamo lottare per poter passare poi direttamente in Serie D. Stiamo valutando tutti i giocatori che abbiamo in questo momento in rosa e capire e comprendere, che poi lo sa meglio di me, il calciomercato è lungo, è lento, ogni trattativa prende tante settimane, anche soltanto per averle in concretezza, quindi non posso parlare di nulla in questo momento. È ovvio che partendo da zero quest'anno, anche per capire, comprendere, leggere la piazza, sono andato a
ad ascoltare tutte le voci, no? A leggermi tutti i commenti, a guardarmi tutti i dettagli, perché è importante comprendere una piazza, capirne un po' gli animi, analizzarne dal punto di vista proprio, no, di comprenderne la tifoseria, di comprenderne un po' gli usi e i costumi. Poi secondo me a un certo punto bisogna spegnere questa lettura, perché altrimenti continuamente uno, come dire, cerca di correggere problematiche che poi invece vengono risolte internamente, perché poi si guarda immediatamente alla conduzione aziendale, alla conduzione tecnico-sportiva, alla conduzione che poi porta ad avere dei risultati, e quindi poi diciamo la domenica pomeriggio a ritrovarci a dirci siamo stati bravi oppure quali sono i problemi, e anche se siamo stati bravi quali sono comunque i problemi da risolvere continuamente. Quindi secondo me distrarsi e ascoltare tutte queste voci di corridoio ci portano a distrarci da quello che poi invece è la nostra vera mission, che è quella di concentrarsi continuamente a migliorare quello che è l'aspetto tecnico-sportivo della squadra, perché la squadra di calcio è come una scuderia di Formula 1, ci sono 1600 dettagli che fanno sì che la squadra possa poi vincere la partita, quindi secondo me ci distraiamo e basta. Quindi secondo me la prossima mission è non ascoltare tutte le voci di corridoio, non ascoltare tutte le critiche. È ovvio che quando abbiamo comunicato che Cornacchini sarebbe stato confermato, mi sono andato a leggere i commenti online, ho seguito i social, ho seguito tutte le varie cose, o comunque mi sono reso conto che ogni tifoso è uguale, perché poi uno quando arriva qua, i baresi sono diversi, però a Napoli come sono ingrati, noi a Bari siamo diversi, di qua e di là, poi insomma non si vede l'ora di, però questo secondo me è umano, diciamo, per quanto riguarda poi il mondo giornalistico, aiuta anche a costruire un discorso, a raccontare qualcosa, altrimenti si sarebbe anche, no, si morirebbe nella noia. Quindi ben venga che si creino anche questi dibattiti. Quindi sarà al mister, anzi il mister viene motivato da questo, perché dovrà dimostrare che ha le palle quadrate al prossimo campionato. Quindi se alla prima si perde è ancora più difficile la risalita nel costruire la fiducia verso se stesso. Quindi secondo me, se uno ha carattere, sono solo motivazioni positive, che se la piazza, diciamo, ha da ridire, perché poi sul campo uno potrà portare le proprie armi. La scaletta, guardi, diciamo, il primo impegno è sicuramente le giovanili, perché noi ci crediamo tanto, è un percorso da costruire in maniera molto positiva, si ha la possibilità di penetrare il territorio e anche di come dire, sollevarlo, no? Quindi renderlo eccellenza, quindi partire dai giovani per potergli creare un percorso e magari tirar fuori delle eccellenze future che magari andranno a giocare anche per altre squadre, passando per il Bari ovviamente, ma quindi questo significa rivalutare il territorio, fidelizzare sempre di più le nuove generazioni, cosa che per me è molto importante, e soprattutto costruire una scala di valori molto importante. Ieri gli scontri che sono avvenuti fuori dallo stadio sono un'ennesima schifezza della Coppa Italia, che sinceramente mi rattristiscono, però mi motivano molto, perché vorrei sempre di più spingere su dei valori molto importanti che dovranno appartenere alle giovanili, a tutte le academies, se le andremo a costruire in un percorso, perché vorremmo andare a costruire anche delle academies, che sono importanti per il futuro di questo sport, perché le nuove generazioni potranno poi costruirlo in maniera migliore, quindi abbiamo una grande responsabilità. Antonello Pedico, che è stato, diciamo, l'esperto delle giovanili sia col Siena e poi, diciamo, a Bari, sarà il capofila di questo progetto e quindi seguirà in prima persona le nostre giovanili. E poi con altre realtà andremo a costruire anche i giovanissimi, quindi le altre categorie più giovani, e di modo che così il Bari potrà avere tutti gli optional necessari per essere una squadra a 360 gradi. Quindi queste sono le giovanili. E dal punto di vista aziendale, in questo momento, insieme all'avvocato Menichini, che è il mio braccio destro, braccio armato della società, stiamo valutando quali nuove risorse umane potremo inserire, premesso che nell'ottica della gestione delle spese generali di questa azienda, in questo momento noi vogliamo essere molto conservativi e ogni persona
deve lavorare per quattro, incluso me stesso, perché vogliamo tenere le spese generali basse per poter investire sui calciatori, per poter investire sulle strutture, per poter investire il più possibile su tutto ciò che ci porterà ad avere dei risultati importanti. Quindi preferisco tenere risorse umane al limite possibile, lavorare in outsourcing il più possibile per non gravare dell'azienda di oneri sociali e di tanti altri costi, e magari riuscire a creare un esempio di eccellenza anche in questa gestione. È offerto da sgservicesud.it. Cordiale saluto, ben trovati da Nikos di Trevi Meteo. Insieme diamo uno sguardo alla previsione per la giornata di venerdì. Siamo alle porte del weekend. Weekend guastato dal maltempo. Guardate questa zona di bassa pressione da ovest che già dalla serata porterà i primi fenomeni sull'angolo nord-occidentale e nel corso di sabato piogge che si estenderanno a molti settori del centro-nord. Andiamo a vedere la situazione quindi per quanto riguarda la nuvolosità. La giornata di venerdì nel complesso buona, con ampie aperture del cielo, migliora anche al sud, ma nel corso del pomeriggio nubi in deciso aumento sulla parte tirrenica e sulle regioni settentrionali. Avanza questa perturbazione. Prossima grafica, perché appunto ci conferma queste piogge entro la serata al nord-ovest sull'area alpina, ma poi anche Sardegna occidentale, mentre altrove la tendenza parziale break dall'instabilità, quindi sulle rimanenti zone del centro-sud e sul nord-est, con temperature in lieve ripresa. Però attenzione, perché sul nord-est qui le piogge giungeranno nel weekend. I dettagli maggiori approfonditi come sempre sul nostro sito web. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.